Gentili telespettatori, bentrovati per questo nuovo appuntamento con Ascom Belluno Notizie, il quindicinale di approfondimento di Confcommercio Imprese per l'Italia Belluno. Il primo servizio l'abbiamo dedicato al turismo. Siamo andati a vedere due realtà, una a Cortina d'Ampezzo e una in Centro Cadore, per vedere come hanno lavorato durante quest'estate 2012. Cominciamo con la realtà ampezzana. Si tratta del Golf Club Cortina. Abbiamo sentito Marco Talamini, gestore del ristorante Verdi. Sentiamo. Beh, l'estate 2012 è stata splendida dal punto di vista climatico, abbiamo avuto sole quasi tutto agosto, quindi c'è stata una bella affluenza di gente. Il campo da metà luglio ad agosto, alla fine di agosto, era sempre ben frequentato e c'è stato un bel lavoro, insomma, fino alla fine di agosto. Dopo sono spariti tutti, però c'è stata abbastanza frequentazione, devo dire, sì. Beh, io penso che il nostro campo per Cortina è una novità, perché siamo giovani in un campo che è aperto da 3 anni, quindi ancora non è molto conosciuto nel circuito, ma essendo un campo di montagna molto particolare, con delle, diciamo, buche molto paesaggistiche, ogni tee di partenza ha una montagna diversa, e sappiamo benissimo che qui le montagne sono belle, quindi il paesaggio è soprattutto straordinario. Speriamo che il golf porti la motivazione per allungare un po' la stagione a Cortina, ecco, quello è l'obiettivo principale. Focus sempre sul turismo, ci spostiamo di qualche chilometro e andiamo a Venas, in comune di Valle di Cadore. Abbiamo sentito Sara Ferro, titolare del Meblé Villa Gaia, una struttura nata 3 anni fa e che sta lavorando molto bene, posizionata lungo la ciclabile delle Dolomiti. Sentiamo Sara Ferro. C'è da dire che la stagione estiva 2012 per Villa Gaia è partita abbastanza presto, già da maggio abbiamo iniziato a registrare delle notevoli presenze, soprattutto di turisti provenienti da Germania e Austria che, come noto, sono amanti della bicicletta. Poi da giugno a luglio è andata sempre in crescendo, per fare oltre un 90% di occupazione nei mesi di agosto, l'ultima metà di luglio e anche la prima metà di settembre, quindi una stagione più che soddisfacente. Il modo di fare turismo è cambiato rispetto a una decina d'anni fa. Adesso i nostri clienti ci trovano su internet e vengono da tutto il mondo. Abbiamo avuto molti turisti provenienti da addirittura Israele, dalla Grecia, dal Brasile, dagli Stati Uniti e poi ovviamente dall'Europa, quindi Francia, Paesi Bassi, Inghilterra e anche i paesi, diciamo, qui vicino dell'est, come l'Ungheria o anche la Polonia, la Romania ed anche la Russia. Quindi un modo di fare turismo diverso che viene da tutto il mondo e ti trova appunto su internet da queste piattaforme di prenotazioni internazionali, dove il turista ha uno sguardo generale dell'offerta di tutta la zona e che quindi ti sceglie in base alla qualità che tu offri. Difatti io sono sicura che il turismo di qualità non ha crisi. Difatti noi abbiamo lavorato molto bene e continuiamo ad avere delle prenotazioni anche per i mesi invernali, perché secondo me bisogna offrire qualcosa di diverso, saper essere a disposizione del turista. Un aspetto importantissimo da non sottovalutare per fare un buon turismo è senza dubbio la conoscenza delle lingue. Saper sostenere una conversazione in inglese o comunque in tedesco aiuta moltissimo ed è apprezzato dai nostri turisti, perché ci troviamo nella condizione di dover sopperire alla mancanza di uffici di informazione turistica a livello istituzionale, perché appunto giorno dopo giorno vengono tagliati. Quindi siamo noi albergatori a dover fornire le informazioni su dove andare, cosa andare a vedere e anche sui punti, per esempio, dove mangiare, come passare il tempo libero. E quindi sotto questo punto di vista è determinante riuscire a avere delle conversazioni in lingua straniera che siano diverse dalle semplici informazioni su quanto costa una camera e a che ora è la colazione.
Il turismo in bicicletta può essere una chiave di volta per interpretare il futuro anche in provincia di Belluno. Sara Ferro ne è convinta. Sentiamo. La pista ciclabile, la lunga via delle Dolomiti, è una miniera d'oro per quanto riguarda il turismo nel Cadore. Difatti vedo che è molto apprezzata perché ha degli scorci paesaggistici che sono unici rispetto a quanto si può trovare in Europa. L'unica, purtroppo, lamentela che mi viene da chi usufruisce di questa pista ciclabile è la mancanza di strutture e di siti attrezzati per poter riparare le biciclette o dei posti dove poter ristorarsi e non so, delle panchine attrezzate per poter fare un picnic. Quindi è con grande rammarico che vedo che a livello istituzionale purtroppo viene fatto ancora troppo poco. E sono tutte cose che secondo noi potrebbero essere fatte con risorse economiche minime, perché sistemare i buchi che si trovano lungo la pista ciclabile o semplicemente allestire dei chioschi o perché no, investire sui giovani, dare loro dei locali che si trovano lungo la pista ciclabile che sono inutilizzati, dare fiducia a questi giovani, lasciarli gestire per i mesi estivi un chiosco, un bar, sicuramente sarebbe apprezzatissimo dai nostri turisti e una marcia in più per incentivare ancora questa pista ciclabile, che secondo me potrebbe essere anche molto più sponsorizzata a livello internazionale da parte delle istituzioni che secondo me siamo ancora un po', diciamo, carenti sotto questo punto di vista. Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più. Formarsi per competere, questo è lo slogan del Fondo Forte, il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua. A spiegarci le opportunità offerte da questa iniziativa è Anna Bunetto, responsabile di Ascom Formazione Belluno. Oggi sempre più aziende si trovano in difficoltà economica e anche per quanto riguarda il settore della formazione le spese stanno diventando ormai un punto abbastanza importante da affrontare durante l'anno. Infatti si può pensare che per un'azienda media sui 15 dipendenti la spesa per i corsi obbligatori, per esempio in materia di sicurezza, si aggira intorno ai 2.000 euro l'anno. Ecco perché ci vengono incontro in questo periodo i fondi interprofessionali. Il fondo interprofessionale che più rappresenta la Confcommercio è il Fondo Forte. Questo fondo ci dà la possibilità di finanziare tutti i percorsi di formazione obbligatori e non per le aziende. In particolar modo abbiamo presentato adesso, con la scadenza di fine settembre, un progetto sulla sicurezza obbligatoria che ha coinvolto circa 49 aziende. È stata un'opportunità per assolvere agli obblighi formativi che riguardano in particolar modo la formazione sulla sicurezza generale e la formazione specifica dei lavoratori. Entro la fine del mese di ottobre uscirà invece un altro progetto, un progetto chiamato Avviso di Sistema, che coinvolgerà sempre un altro numero di 20 circa aziende e che darà loro la possibilità, oltre alla formazione obbligatoria, di fare anche percorsi di innovazione tecnologica e di certificazione delle competenze dei propri dipendenti. Il Fondo Forte è oggi un'opportunità che non ha assolutamente costi aggiuntivi per le aziende e che gratuitamente dà la possibilità di formarsi e di accrescere le proprie competenze all'interno della propria azienda. Complimenti, lei è assunto. Grazie mille. Un contratto d'assunzione prevede vantaggi che spesso non si conoscono. Come Fondo Est, l'assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del terziario del turismo a carico dell'azienda che esiste già da 3 anni. Che cosa offre Fondo Est? Servizi sanitari, rimborso del ticket, visite specialistiche, diagnostiche e chirurgia, pacchetti di prevenzione e la maternità. Ma le prestazioni sanitarie sono rivolte a tutti i dipendenti? Anche ai dipendenti a tempo determinato, stagionali e apprendisti, e sono erogate da più di 3.000 strutture convenzionate. Dunque molte opportunità e molti vantaggi. Certo, in più, da quest'anno abbiamo introdotto anche il rimborso per alcune spese odontoiatriche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Fondo Est è una sicurezza. Sì, ai lavoratori del terziario del turismo dico: visitate il sito fondoest.it e scoprite tutti i vantaggi a voi riservati.
Fondo Est, la salute è un diritto. Con il terzo conclusivo servizio ci occupiamo di igiene in ambito alimentare. Confcommercio Belluno per il mese di ottobre ha messo in cantiere una serie di incontri in collaborazione con la ULS 1 Belluno e la ULS 2 di Feltre, incontri rivolte alle aziende. Ci spiegano tutto il direttore di Confcommercio Belluno, Luca Dal Pozza, il dottor Giovanni Battista Benedetti e il dottor Oscar Cora dell'ULS 1. Vediamo. Dal 3 ottobre Confcommercio Belluno proporrà su tutto il territorio delle due ULS presenti in provincia una serie di incontri con i funzionari dei servizi igiene degli alimenti insieme alle aziende del settore alimentare, quindi rivenditori, quindi commercianti, ma anche settori della ristorazione, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. I temi esplorati saranno quelli della nuova normativa in materia di igiene degli alimenti, di tracciabilità degli alimenti, etichettatura. Tutti argomenti di grande attualità che costituiscono spesso motivo di richiesta di informazione presso i nostri uffici. In questo tuttavia riteniamo di fare un passo in più, innanzitutto perché questi incontri verranno svolti sul territorio in maniera capillare e poi la collaborazione con l'USL in modo tale da rendere il momento poi ispettivo non solo una fase di applicazione perentoria e diciamo così anche un po' geometrica di quelle che sono le normative, ma un affiancamento all'azienda perché questa possa lavorare meglio e con qualità e quindi conseguendo l'obiettivo finale che è quello di attribuire al proprio lavoro anche la gestione della sicurezza alimentare per il consumatore finale. La complessità con l'entrata in vigore del pacchetto igiene e i regolamenti comunitari hanno comportato una responsabilità per quanto riguarda gli operatori nella somministrazione e nella vendita dei prodotti alimentari. Responsabili sono gli OSA, i cosiddetti operatori del settore alimentare. La normativa è molto complessa, deve essere attuata e al fine di rendere più facile anche questa applicazione si è deciso anche su sollecitazione anche delle associazioni di categoria di fare degli incontri in modo da spiegare anche agli operatori tutta la normativa e i sistemi per non incorrere anche in infrazioni che non sono dovute diciamo perché vogliono infrangere la legge, ma sono dovute anche per non conoscenza e per la complessità della materia. Cercheremo di affrontare innanzitutto alcuni aspetti burocratici che devono essere conosciuti da parte degli operatori e poi entreremo in quella che invece è la sostanza, e cioè quali adempimenti devono fare secondo norme di buona tecnica, quale documentazione tenere presso le proprie aziende in modo tale che quando arriva l'ispezione essi siano in grado di produrla senza problemi e soprattutto cercare di focalizzare i punti essenziali in modo tale che non ci sia una dispersione in tante cose magari poco importanti, ma si cerchi di centrare gli obiettivi che servono alla salvaguardia dell'alimento e anche la salvaguardia quindi della clientela, ma soprattutto la salvaguardia dell'operatore. La vigilanza ha sempre funzione di portare sia l'operatore sia il cliente ad avere a poter diciamo avere un alimento sicuro sotto tutti gli aspetti. È questo che cerchiamo di fare insieme agli operatori, quindi ben vengano iniziative di questo tipo e ringraziamo l'ASCOM che ci dà questa opportunità. A proposito di incontri sul territorio, ricordiamo come Confcommercio Belluno abbia messo in cantiere per il mese di ottobre anche una serie di incontri dedicati alle ultime novità in tema di normativa del lavoro. Si tratterà di una panoramica sulla riforma Fornero, sulle nuove norme dell'apprendistato e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si comincerà a Feltre il 3 ottobre per poi proseguire con Agordo l'8 di ottobre, Pieve di Cadore il 15 ottobre e chiudere infine il 22 ottobre a Belluno. Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata, grazie per averci seguito. Ascom Belluno Notizie ritorna tra 15 giorni.